Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo di come smettere di allattare. Vi racconto tutto ciò che mi è stato più utile, quali sono state le strategie che ho usato con la mia bimba, le reazioni della mia bimba al fatto di togliere il seno e i cambiamenti che ho notato anche su me stessa. Perciò, se può essere utile anche a voi, buon proseguimento nella visione del video. Ciao! Intanto vi dico che prima ancora di allattare la mia intenzione era quella di poter arrivare fino ai 2 anni di vita della mia bimba, quindi fino ai 24 mesi, perché questo era quello consigliato dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è di solito a cui io mi affido. Sono arrivata ad allattare la mia bimba fino ai 20 mesi compiuti della piccola e già mi sento fortunatissima e grata di aver potuto allattare così a lungo e di aver anche avuto la possibilità di scegliere se smettere o meno. L'ho fatto proprio con gioia, amore, passione e piena consapevolezza. Poi a un certo punto ho capito che era arrivato appunto il momento di smettere, più per me veramente che per la mia bimba, che in realtà avrebbe proseguito volentieri ad essere allattata. Un'altra premessa che vorrei fare importantissima è: non fatevi assolutamente fermare da pressioni eventuali sociali o familiari, combattute del tipo ma ancora allatti, ma perché, ma la bimba è grande, tra poco lavora questa pupa, o ma quando è che ha intenzione di smettere. Insomma, sono tutte una serie di pressioni che invece io consiglierei di non stare assolutamente ad ascoltare, di proseguire in questa scelta importante che avete intrapreso e di decidere di smettere solo ed esclusivamente se questa è una vostra scelta personale, se avete capito che è arrivato il momento o se magari capite che è arrivato il momento per vostro figlio di o vostra figlia di voler smettere. Ecco, non assolutamente per altre ragioni che non siano dettate da voi stesse o dai bisogni del vostro bimbo. Allora, cominciamo dicendo che noi facevamo 2 poppate al giorno, quindi una la mattina e una la sera, perciò sono andata inizialmente a togliere una delle 2 poppate. Nel mio caso ho mantenuto quella della sera, ho tolto quella della mattina. Vi dico già che c'è speranza, nel senso che mi sono stupita di come lei abbia reagito serenamente al fatto di togliere la poppata della mattina, e l'ho fatto semplicemente distraendola, cioè alla sua richiesta io la distraevo con qualcos'altro e lei andava avanti nel fare magari altre cose. Insomma, non ci sono stati problemi nel togliere una delle 2 poppate. Togliere il seno non è però sempre stato così semplice, nel senso che tempo prima ancora di decidere poi così fermamente di smettere, avevo provato a togliere una poppata alla bimba, però c'era stata proprio disperazione totale e quindi avevo proprio rinunciato, ecco, avevo visto, dico no, cioè non c'ero proprio riuscita, cioè era disperata. Quindi quello che voglio dire è che magari se la cosa non avviene in maniera così semplice, magari è perché il vostro figlio non è ancora pronto. Cioè, tendenzialmente quasi non saranno mai del tutto pronti, forse almeno fino a una certa età, però cercate anche voi di capire, di vedere un attimino se è il periodo giusto per farlo, il momento giusto per farlo. Adesso non so da cosa dipende, se dalla mia determinazione, quindi lei ha sentito me più determinata o se invece appunto dipendesse dal fatto che in quel momento lei era un po' più predisposta rispetto a un periodo precedente, ecco. Il passaggio da 2 a 1 poppata sola è durato solo 2 giorni, perché già al terzo giorno sono riuscita a non darglielo neanche la sera. Senza pianti, perché era questo che mi premeva fare, cioè il mio passaggio sarebbe stato anche più graduale qualora avessi visto che la mia bimba avesse avuto assolutamente bisogno e necessità almeno di una poppata al giorno. Quindi quali sono i consigli che mi sentirei di darvi in base a quella che è stata la mia esperienza? Distrarla ad ogni richiesta del seno. Distrarla può voler dire magari portarla fuori più spesso, oppure appunto tenerla impegnata in alcune attività che le piacciono, qualcosa che non la faccia fermare e far pensare appunto ok, voglio il seno. Se per esempio, ecco, lei faceva la poppata della mattina, chiede il seno, distrarla dicendo amore, ma hai fame? Vuoi fare la pappa? E magari quindi portarla subito a mangiare. Da qui viene anche il secondo consiglio, ossia non
aspettare troppo a lungo tra un pasto e l'altro, ossia cercare di soddisfare questo desiderio di seno in altro modo, magari appunto bevendo. Una cosa fondamentale è per esempio non aggiungere dei cambiamenti a quello che è già un cambiamento in atto, quindi cercare di mantenere una certa routine e in quella routine inserire delle distrazioni ulteriori alle richieste che possono fare del seno. Può aiutare moltissimo l'amico peluche, la copertina, ossia vi faccio un esempio, la mia bimba, ho notato proprio come già dai primissimi, anche solo i primi due giorni in cui ho solo tolto anche una sola poppata, lei si è attaccata tantissimo a un pupazzetto piccolino, un coniglietto che aveva, per esempio questo, se lo portava a nanna, tutte le volte che andava a nanna lo teneva stretto, ci si addormentava proprio e ho notato che era veramente... Ups, è caduto il coniglietto. Ho notato che era veramente un bisogno molto molto forte, cioè iniziava a piangere qualora non fosse con lei il coniglietto, perché voi capite che già le è stato tolto qualcosa di grande come appunto il fatto di essere allattata e quindi hanno in qualche modo bisogno di un sostituto. E considerate che per esempio la mia bimba non aveva mai avuto attaccamento a nessun oggetto di nessun tipo, non aveva neanche mai avuto il ciuccio, eppure in questa fase, non appena ha iniziato appunto a diminuire le poppate e poi a toglierle, per lei è stato proprio fondamentale l'attaccamento a qualcosa che sostituisse il tutto. Evitate la parola no, scordate dal vostro vocabolario la parola no. Tutte le volte che magari lei chiedeva il seno, se per sbaglio mi usciva fuori, ma no amore adesso, e dicevo qualcos'altro, sentito il no, lei proprio non ci stava e magari iniziava a piangere. Quindi mi è capitato una, massimo due volte, perché appunto avevo capito proprio che la parola no era assolutamente da evitare. E allora magari provavo a dire... Se chiedeva il seno, ma ho capito amore, hai fame, vuoi fare la pappa, oppure ah ma guarda dopo facciamo dopo, e insomma rimandavo la cosa, oppure sì ok ho capito, perché il fatto è una cosa anche importantissima è quella di non quando io dico di non dire il no o di distrarla, è importante però far capire al piccolo che noi stiamo capendo quello che chiede, perché altrimenti si incaponisce e si infervora per cercare di farci capire la sua richiesta, mentre dobbiamo fargli capire sì ho capito amore, ma adesso facciamo tal cosa, oppure sì ho capito, ma forse vuoi un succo di frutta, oppure insomma ci sono tanti modi differenti che potete trovare. L'importante è non usare la parola no, ma al contempo far capire che voi avete intuito la richiesta del piccolo. Un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo è l'acqua, che appunto io dico l'acqua, magari non so, del succo di mela, cioè nel senso per esempio io tenevo sempre un bicchiere d'acqua a fianco al letto, che poi è una cosa che faccio anche per me, perché magari di notte se ho sete, senza che mi devo alzare dal letto, ho già l'acqua a disposizione. Quindi se lei a un certo punto la mattina molto presto mi chiedeva appunto il seno, una volta che si era svegliata, magari le proponevo l'acqua, perché talvolta hanno solo bisogno di dissetarsi e loro conoscono nell'immediato la mamma vicino, mi allatta e risolvo il problema, magari c'è appunto subito nell'immediato una soluzione alternativa da proporgli. Come ho già detto in un esempio precedente, un'altra cosa appunto è proporre la pappa, perché magari loro chiedono il seno semplicemente perché hanno fame e quindi essere subito pronti ad avere qualcosa con sé da mangiare. In questo caso, a maggior ragione, se per esempio vi trovate fuori casa, portatevi sempre con voi, io l'ho sempre fatta a prescindere, però insomma portare sempre con voi qualcosa da mangiare nella vostra borsetta o da bere, di modo che subito potete avere l'alternativa a quella che è la richiesta del seno. Altro punto fondamentale, evitate di far vedere il seno al vostro bimbo, ossia magari a me capita sempre quando mi preparo la mattina che la mia bimba venga in bagno con me, guarda quello che faccio, interagiamo e insomma quindi la mattina magari se capitava che io mi lavassi davanti a lei, a quel punto la richiesta diventava importante, perché lei comunque alla vista si ricordava della cosa, ok? Quindi quello che posso dire, cercate assolutamente di evitare di
esporre il seno davanti al vostro bimbo in questa fase così critica. Ultimo consiglio, e poi passiamo invece a quelle che sono state le reazioni della mia bimba e poi quello che ho notato in me come cambiamento da quando ho smesso di allattare, l'ultimo consiglio è quello per esempio di evitare di stare sdraiati vicino al vostro bimbo di giorno, ossia almeno così era nel mio caso, perché io spesso allattavo da sdraiata. Quindi cosa succedeva se per esempio a un certo punto volevo sdraiarmi un attimino sul divano? Era assolutamente preferibile evitarlo fare, perché lei veniva la lampadina, si ricordava del gesto e quindi subito faceva la richiesta di seno. Quindi cercate di evitare di assumere o mettervi in quelle posizioni in cui posizioni o stanze in cui siete abituati appunto ad allattare vostro figlio. In lei ho notato maggior attaccamento alla mamma, quindi proprio da un punto di vista fisico, quindi bisogno di affetto fisico, di contatto fisico, di coccole, di rassicurazioni, di essere presa in braccio, di sentirsi amata evidentemente, insomma ancora di più proprio tramite la fisicità. Una cosa anche che ho notato, avendo tolto la poppata della mattina, è che ha cominciato a svegliarsi più tardi, ossia la sua sveglia era sempre fissa intorno alle 5:30 e dopo già il secondo giorno in cui avevo iniziato a diminuire le poppate è passata subito alle 7:30, quindi capite bene un buon cambiamento in questo senso. Come vi dicevo, altra caratteristica che ho notato è che è un attaccamento maggiore alle cose, quindi agli oggetti, che poi magari sono passati nel tempo, perché vi devo dire anche che tutto questo processo è durato 20 giorni buoni, ossia nel senso il 10° giorno è stato il primo in cui non ha chiesto il seno, ma comunque fino al 20° giorno non c'era ancora serenità e ritorno ad una routine regolare, normale. All'11° giorno, per esempio, c'è stata una crisi improvvisa di pianto. E questo è stato dovuto al fatto che ci sono stati un paio di giorni in cui io avevo proprio difficoltà a tenerla in braccio perché mi era venuto un forte mal di schiena, quindi non potevo proprio tirarla su. Questo cosa ha comportato? Che lei sentisse un distacco troppo forte. Per questo dico, è fondamentale in questa fase così delicata che ci sia tanto contatto fisico, cioè qualsiasi richiesta un po' più particolare del proprio figlio, qualsiasi stranezza probabilmente appunto è dovuta alla mancanza di seno, e quindi non far assolutamente mancare tutto ciò che chiede, cioè se chiede di essere presa in braccio più del dovuto, assolutamente cercare di rispettare questo desiderio del piccolo, di modo che questa mancanza che ha venga un attimino attenuata da tanto calore, tanto affetto, tanto soddisfacimento nelle richieste che fa. Il 20° giorno è stato proprio il primo giorno di serenità totale in questa nuova scelta, ma vi dico anche che loro smettono, ma non che una volta, io avevo sentito in alcuni video, comunque letto, adesso non mi ricordo, che una volta smesso di allattare per il bimbo era come se non l'avesse mai fatto, quindi era scomparso, non se ne sapeva più nulla, ok. Nel mio caso non è stato esattamente così, cioè vi dico che dal 20° giorno lei ha ritrovato, diciamo, proprio la serenità completa, però a distanza di poco più di un mese la bimba, che un giorno mi ha rivisto appunto, ha rivisto il mio seno, insomma, le è ritornato assolutamente in mente la cosa e lei comunque ha provato ad attaccarsi, sorridendo, come a dire, lo so che non lo devo fare, però ha proprio provato e è capitato per ben 2 volte, quindi questi piccoli sanno benissimo, insomma, si ricordano quantomeno quello che hanno fatto fino a un mese prima, un mese e mezzo prima, semplicemente non lo richiedono più perché è cambiata in qualche modo la loro routine, ecco. Veniamo quindi brevemente a quello che invece ho visto su me stessa, ho sentito io su me stessa come cambiamento. Vi posso dire che ho capito, quantomeno per quella che è stata la mia esperienza,
che non si è Wonder Woman solo quando sei incinta, ma anche fin tutto il periodo dell'allattamento al seno naturale. Ossia, avete presente che quando sei incinta scompaiono tanti magari doloretti che si avevano prima, o si riescono a fare cose, ecco, stare magari sveglia di notte molto più di prima, senza sentirne così il peso quanto quando non si era incinta. Stessa cosa durante l'allattamento, no? Si fanno cose incredibili, si allatta durante la notte, anche ogni ora e mezza, soprattutto i primi mesi. Quindi, eppure si riesce comunque ad avere energie anche durante il giorno. Beh, questo l'ho notato anche su tante altre cose, ossia, appunto, smettendo di allattare mi sono tornati quei vari doloretti che magari avevo prima di rimanere incinta. Oppure io, per esempio, soffrivo spesso di mal di testa. In tutto il periodo dell'allattamento non ne ho praticamente mai sofferto, mentre mi è ritornato sistematico il mal di testa. O onestamente, magari, non so, ho proprio visto che se c'erano dei brutti pensieri nel periodo dell'allattamento erano molto molto attenuati. Diciamo, da quando ho smesso di allattare ho visto proprio che all'improvviso alcune determinate reazioni che dovevano esserci, insomma, in un periodo particolare della mia vita, le ho viste proprio uscire fuori tutte insieme, ecco. Quindi probabilmente, non lo so, appunto, ci sarà un cambiamento ormonale in atto, una serie di questioni. La mia speranza è che, appunto, non ci siano poi solo questi lati tra virgolette negativi, ma che ritornino anche una serie di altre cose, come per esempio, non so, i capelli un po' più rafforzati, perché io nell'ultimo periodo li vedevo veramente molto 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 sfibrati, o le unghie super super deboli, mi si spezzavano, che sono poi una serie varia di motivi per cui, appunto, ho capito che era giunto per me il momento di smettere, proprio per il mio fisico, ecco. Benissimo ragazze, con questo ho cercato di aprirmi a voi completamente, ecco, spero possiate apprezzarlo, spero che questo video possa essere utile a tutte le mamme che stanno pensando a come fare, a come poter smettere di allattare. Se così fosse, lasciatemi un bel mi piace o un messaggio qui sotto, fatemelo sapere, perché mi fa sempre troppo piacere leggere tanti dei vostri messaggi. Vi ricordo che potete trovarmi anche su Instagram e ci si vede al prossimo video. Un bacio, ciao!